Il titolo di questo incontro, dicevo, è il sottotitolo del libro che insomma, la storia dell'arte libera la testa era una espressione che è mutuata da una raccolta di articoli di Fassbinder, del grande regista tedesco, che è stato una tra le esperienze fondamentali della mia formazione, che aveva raccolto una serie di suoi testi, anzi erano stati raccolti dopo la sua morte, è morto a un'età molto inferiore a quella che ho adesso io, si chiamava I film liberano la testa. Questo per dire che non tutti i film liberano la testa, come non tutte le storie dell'arte liberano la testa. Io continuo a credere che ne esistano alcune che servono a aprire il cervello, che servono a mettere in meccanismo, a mettere in azione la mente e il cuore, ce ne sono altre invece che esortano alla passività. La storia di cui oggi vi parlo è come appunto trovandosi in una età che è ormai la mezza età, nel corso di questo ultimo anno ho insieme ad alcune persone, di cui alcune sono qui, in particolare insieme a una persona che invece non è qui, che si chiama Dominique Thiebaud, organizzato una mostra che si inaugurerà a Parigi al Museo del Louvre, dedicata per l'appunto a Mantegna, che è un argomento sul quale ci sono concentrate da molti anni le mie ricerche, che si inaugurerà alla fine del mese di settembre. E questo era un problema per me anche di tipo metodologico e diciamo anche di un problema di tipo etico, cioè come, essendo una persona che così ha quelli che una volta si chiamavano dei principi, come ci si comporta all'interno del sistema delle mostre, che è un sistema fortemente inquinato da pressioni esterne, da giochi di do-ut-des, da violenze politiche di vario tipo, come si riesce a costruire una mostra pur in uno dei musei più grandi del mondo su un grande artista del Rinascimento, cercando di tenere insieme delle esigenze di conservazione, di tutela, di rispetto, che molto spesso appunto le manifestazioni che una parte dell'Italia va a visitare invece non accolgono. Questo era un punto, quindi come si riesce ad organizzare, che cosa si chiede, che cosa non si chiede, quali opere si ritiene legittimo muovere, quali opere si ritiene illegittimo muovere per ragioni di dimensioni, di supporto, di conservazione, ragioni che molto spesso non vengono regolarmente, vengono disattese. Dall'altro lato, come e in che modo, in qualche modo affrontare la possibilità di andare a organizzare, a fare una mostra da parte di un italiano su un artista italiano del passato in una in un posto lontano, in un posto fuori dall'Italia. Normalmente le grandi mostre di arte italiana all'estero sono fatte da studio di stranieri, l'Italia è un paese notoriamente esterofilo, debole da un punto di vista culturale, per quel che riguarda la valorizzazione in un certo senso di quella che è la propria grande tradizione figurativa, spessissimo appunto i cataloghi italiani anche sono pieni di testi di studiosi stranieri. Proviamo a vedere cosa succede per una volta a fare il contrario, cioè come si riesce in qualche modo a stare, a confrontarsi con una tradizione internazionale senza calare le braghe rispetto a quelle che sono delle specificità di una tradizione critica, in particolare novecentesca, nei confronti dell'arte del passato. Molto spesso gli italiani che riescono a lavorare all'estero lavorano a prezzo in qualche modo di una rinuncia, talvolta
sorta di una biura pubblica di quelle che sono le alcune condizioni che sono un po', non diciamo dei dogmi, ma insomma delle premesse fondamentali, quindi rinunciare a certe caratteristiche dell'interpretazione di Caravaggio, dire che Giotto non ha lavorato nelle storie di San Francesco d'Assisi, cioè una serie di questi principi sui quali una parte della storia dell'arte italiana del Novecento si è costruita. E quello che abbiamo cercato di fare è in qualche modo di mettere insieme un gruppo di persone, italiani, che si vogliono bene, che lavorano bene insieme da anni, che pur con sfaccettature diverse hanno una stessa idea del mestiere questa specie di come fossero i comici italiani quando vanno a Parigi o vanno all'estero, insomma, che si presentano in qualche modo e raccontano un pezzo della nostra storia figurativa mescolandosi con persone di altre tradizioni figurative che nelle nostre intenzioni non dovevano essere solo francesi ma anche appunto degli anglosassoni. Quindi è un tentativo in qualche modo di vedere se un certo modello di storia dell'arte può stare in piedi e può reggere alla prova di una struttura dal grosso impatto di pubblico. Una delle accuse che molto spesso al nostro modo di storia dell'arte, di fare storia dell'arte, viene rivolto è che si tratta di un modo elitario, di un modo complicato, di un modo eccessivamente sofisticato. In realtà io credo che ci siano delle persone che hanno tutto l'interesse ad abbassare il livello quando fanno questo discorso. Quando io ho scritto il libro di Mantegna, e il libro di Mantegna ha avuto 4 edizioni, ed è un libro dove le note sono più lunghe del testo, quindi non è affatto vero che le persone vogliono dei prodotti preconfezionati, premasticati. È una certa parte delle forze che gestiscono la realtà che vuole in qualche modo ridurre il pubblico passivo. Esistono per fortuna nel nostro paese molte persone che non solo per snobismo ma per curiosità, un po' anche per snobismo e non mi pare così drammatico, si incuriosiscono per delle cose complesse, per delle cose che richiedono un esercizio della mente. E quindi ora vi provo a raccontare come sarà questa mostra che in questo momento, di cui in questo momento si sta costruendo la scenografia. Immaginiamo che a una mostra di Mantegna si fosse atteso a Parigi un secolo fa, magari proprio al Pavillon de Marsan al Louvre, prestiti da capogiro. 1908, I dipinti esposti sulle pareti, ricoperte da stoffe Fortuny, curiosità per i quadri di Madame André, che nessuno ha visto dal vero, mai usciti da Boulevard Rosemont, delle copie a grandezza naturale, degli affreschi di Padova e di Mantova, arrivate magari dall'École des Beaux-Arts, reduci dal museo immaginario di Charles Blanc e sistemate nei saloni del pian terreno. Oggetti d'arredo rinascimentali, veri e finti, bronzetti, cassoni, maioliche, imprese e piastrelle, busti e medaglie dei personaggi storici con cui Mantegna ebbe rapporti, lo spazio dovuto a Isabella d'Este, capricciosa patrona del vecchio pittore, e persino una maquette, grandeur nature, del suo famoso studiolo, fortissimamente voluta da Georges Lafenêtre. Nel comitato organizzatore, tra Plon e Münz e Iriard, non sarebbe mancato il vecchio Degas, fanatico dell'artista fin della giovinezza. Vedete qui un pastello di Degas che copia uno dei quadri tardi di Mantegna. Qualche membro della Société Nationale des Antiquaires a rammentare in un'Europa pericolosamente nazionalista le committenze francesi all'artista italiano. Molte discussioni e molta ammirazione anche perciò per il San Sebastiano da poco ritrovato nella chiesa di Aigues-Perse. Un quadro di cui ci sarà una riproduzione nell'appartamento dove si svolge gran parte della prigioniera di Proust. Non fatico a credere che tra i quadri privilegiati ci sarebbe stato anche l'altro San Sebastiano, prestato dal barone Franchetti, impegnato in quel momento nel fantastico restauro della Cadoro in una Venezia ancora wagneriana. Un beniamino di Gabriele D'Annunzio, questo quadro.
che sosta sulla bocca aperta del ragazzone dai piccoli denti schietti, una bocca dischiusa non per dire una parola o gittare un grido, ma per bere l'aria silenziosa. Non manca molto, 1908, al Martyr de Saint-Sébastien di Debussy, che debutta nel 1911, lo stesso anno dell'approdo a Parigi di Thomas Stearns Eliot, un altro ammiratore del quadro veneziano di Mantegna e del suo Smoky Candle, End of Time. Tra i visitatori di una mostra del genere non sarebbe mancato Marcel Proust, e qualcosa per certo sarebbe rifluito nel romanzo, nei discorsi di Swann o di Bergotte o di chissà chi, in angoli inaspettati, con confronti pieni di sensi reconditi, richiamando un verso dell'Andromaque di Racine per illuminare un volto di Mantegna, o al rovescio, evocando l'armatura del San Giorgio dell'Accademia di Venezia per descrivere una ginocchiera in gomma di Albertin. Oggi l'impresa si è pensata molto diversamente, su basi storiche che non vorrebbero però lasciare fuori dalla porta la possibilità di un'interpretazione poetica dell'artista. Indipendentemente dal valore e dall'esito, esistono infatti mostre di prosa e mostre di poesia. Penso qui alla famosa distinzione che Pasolini fece nel 67 a Pesaro tra cinema di prosa e cinema di poesia. La mostra di Mantegna, che stiamo cercando di fare, aspira a fare parte del secondo genere, cioè delle mostre di poesia, lo stesso del Siècle des Titiens. L'esposizione del 1993 al Grand Palais, che ha concluso il mandato al Louvre di Michel Laclot e che chi scrive colloca, anzi, e che chi parla colloca tra le esperienze fondamentali della propria vita, non solo di studioso. Di quell'occasione resta memorabile non tanto, questa è la copertina del catalogo, quella che vedete, non tanto l'imponente quantità di capolavori presenti, le molte acquisizioni e attribuzioni, ma l'idea critica sottesa alla scelta delle opere. Dalla Vecchiaia di Giovanni Bellini a quelle di Tiziano e di Bassano, l'intero Cinquecento veneziano appariva percorso dal rimpianto per la giovinezza andata, dal ricordo continuamente rigenerato delle invenzioni di Giorgione, morto nel 1510. Tra i due piani del Grand Palais, però, 1993, nessuna scenografia allusiva agli splendori della città dei Dogi, mentre il racconto del secolo procedeva con opportune digressioni e inaspettati silenzi, le sale cambiavano semplicemente colore, chiare all'inizio, si saturavano progressivamente fino all'infilata finale di un blu cupo. E a legare idealmente il filo con quella manifestazione, ecco il ritorno, come progettista dell'allestimento della nostra mostra, di Richard Peduzzi, a cui spettano l'articolazione dei difficili spazi sotto la piramide, questa è la Hall Napoleon dove si svolgerà la mostra, e la comprensione immediata di come si intendeva presentare la storia di Mantegna, senza nessuna concessione all'aneddoto o al colore locale. Questa è una delle immagini della Dispute, uno spettacolo di un testo di Marivaux che mise in scena Chéreau al principio degli anni 70 con le scene di Peduzzi, che è tra gli spettacoli che hanno più fortemente influenzato la mia passione per lo spettacolo, e anche per questo diciamo abbiamo voluto Peduzzi a fare la scenografia della mostra. Impossibile oggi, è ovvio. Spettacolo del 73, c'erano le piante vere sulla scena, i rumori veri degli uccelli, era uno spettacolo indimenticabile. Impensabile, è ovvio oggi, uno sguardo ingenuo, impossibile non fare i conti con una secolare tradizione critica, impossibile non riflettere sul genere delle grandi mostre, soprattutto per me che da tanto tempo mi confronto con questo problema della fortuna storica degli artisti alla luce di quello che ho imparato quando ero studente da Paola Barocchi e da quello che ho imparato conoscendolo e leggendone gli scritti da Francis Haskell.
Nonostante questo, o forse proprio per questo, il Mantegna del 2008 intende essere una mostra accessibile, rivolta a un grande pubblico, a cui si cercano di mettere in mano gli elementi per comprendere la vicenda di un pittore italiano del Rinascimento, vissuto a lungo in un paese frammentato, molto diverso da quello attuale. Probabilmente fuori tempo massimo, è un esercizio di illuminismo, dove le regole del gioco della storia dell'arte sono spiegate a tutti. Studiosi che appartengono a generazioni diverse e a tradizioni storiografiche differenti sono stati chiamati a collaborare, tutti accomunati però dalla caratteristica di confrontarsi con le opere d'arte, non di prenderle a pretesto. Il percorso è ordinato in maniera cronologica, come una volta avveniva comunemente nelle mostre di carattere monografico, cioè si entra da una parte, si attraversa tutto il percorso, tutto questo percorso circolare e si esce alla fine seguendo appunto l'ordine cronologico delle opere dell'artista. Ma per chi conosce solo un poco la storia dell'arte del Quattrocento italiano è evidente la difficoltà di questo assunto. Infatti Mantegna non è un pittore che pone grandi problemi di attribuzione, ben poche sono le opere discusse, ma ne pone grandissimi di cronologia. Molto rare sono le opere datate e il suo stile infatti è spesso a torto considerato identico nel tempo. Perciò, a seconda degli studiosi, le date supposte di alcuni dipinti differiscono anche di parecchi decenni, con inevitabili conseguenze sull'interpretazione dell'artista. La cronologia è una delle basi della storia, da qui la necessità di una seriazione delle opere, una pratica che la più diffusa storia dell'arte tende oggi a considerare superata o inutile. Fortunatamente, negli ultimi decenni, è ripartita in grande stile, non solo in Italia, la ricerca d'archivio e anche nel caso di Mantegna le scoperte sono state numerosissime e di alcune si darà conto nel catalogo di Parigi. Solo per stare su un piano numerico basta pensare che la monografia di Paul Christeller, comparsa all'alba del Novecento e a tutt'oggi un libro di riferimento per la comprensione di Mantegna, annovera nell'appendice documentaria 235 voci, mentre il codice diplomatico che raccoglie le testimonianze su Mantegna, che stiamo preparando, Andrea Canova, Daniela Ferrari ed io, oggi ha superato le 800 unità. I nuovi dati, che comprendono non solo documenti d'archivio, ma anche testimonianze letterarie coeve fino alla soglia delle prime vite del Vasari, che sono comparse nel 1550, permettono di intendere meglio la vita dell'artista e in alcuni casi ne illuminano anche l'attività figurativa, aiutano perciò in quel faticoso processo di riordinamento cronologico di cui vi ho appena parlato. Su queste basi abbiamo ritenuto opportuno provare a articolare la mostra in sezioni, lungo cui sono disposte le opere di Mantegna, affiancate dai confronti ritenuti di volta in volta più pertinenti e si spera mai esornativi. Molto spesso nelle mostre trovate accanto a dei nomi civetta, insomma, che servono perché i nomi che interessano sono sempre pochi, ci sono quei nomi che il pubblico vuole a tutti i costi vedere, vengono inserite delle opere a caso di quegli artisti per chiaroscurare, diciamo, le mostre monografiche di artisti non tanto noti. Qui non abbiamo fatto così. L'esposizione aspira principalmente a fare capire il percorso di Mantegna nel contesto dell'arte del suo tempo, per quanto non manchino, pur fuori catalogo, isolate testimonianze della sua fortuna lungo i secoli. Il nostro sguardo non rinuncia però alle predilezioni personali, di cui l'insistenza su alcuni temi funzionali all'interpretazione, chiamiamola pure poetica, dell'artista. Sotto un soffitto diventato Cook's Blue, come l'immagine che state vedendo, a ogni sezione è stato attribuito un colore Fair and Ball, scelto con Richard Peduzzi, che dovrebbe corrispondere alla temperatura espressiva del tratto di storia mostrato in quella stanza. Si comincia con la Padova cruciale della metà del Quattrocento, presentata da Laura Cavazzini e da Aldo Galli, e qui Padova cruciale, metà 400, qui approda, forse nel 1441,
certo prima del 1445 non si deve vedere niente. Qui approda, forse nel 1441, certo prima del 1445, Andrea Mantegna, ragazzino. Nato nel 1431, è figlio di un falegname che già aveva tentato senza successo la strada dell'inurbamento. Viene dalla campagna, da Isola di Carturo, vicino a Piazzola sul Brenta, al confine tra il contado di Padova e quello di Vicenza. Arriva in un luogo dove il mondo sta cambiando e, almeno per quanto pertiene al campo figurativo, per una ragione precisa. La presenza congiunta a Padova, all'ombra della grandissima università, di un pittore imprenditore di talento, Francesco Squarcione, di cui vedete una Madonna che sta a Berlino, e del massimo scultore del secolo, il fiorentino Donatello, di cui vedete il miracolo della mula dell'altare del Santo. Donatello è arrivato nel 1443 e resta nella città di Sant'Antonio per una decina d'anni, la stagione d'oro della Padova quattrocentesca, in cui cominciano ad arrivare, come succede nei momenti alti della storia della cultura, giovani da tutte le parti d'Italia per capire come si fa a dipingere in recenti, cioè a dipingere all'ultima moda. È un momento fortemente sperimentale e collettivo, quasi generazionale. La mostra si sforza di evocare con dipinti, sculture, disegni e codici miniati questo ambiente febbrile dove comincia a farsi strada Mantegna, che diventa subito figlio adottivo dell'intraprendente Squarcione. Questo è il dipinto probabilmente più antico di Mantegna, un San Marco che sta a Francoforte. Dopo 6 anni di convivenza, probabilmente nel 1447, i due litigano, ma Mantegna rimarrà Andrea Squarcione, Andrea Mantegna rimarrà Andrea Squarcione ancora per parecchio. Da comparsa diventa presto comprimario, è già detto magister nel 1447 e di lì a poco irraggiungibile protagonista e un mito agli occhi dei più giovani. Le tappe sono la pala perduta per Santa Sofia del 1448, il doppio ritratto pure perduto per la corte estense a Ferrara del 1449, la lunetta con inserti metallici per la Basilica del Santo del 1452, il polittico per Santa Giustina, oggi alla Pinacoteca di Brera a Milano, del 1452-55, non dimenticate mai che è nato nel 31, la Santa Eufemia per Monte Peloso, che vedete qui, che è una piccola località della Basilicata, oggi a Napoli, a Capodimonte, del 1454. In questo momento le esigenze fuori e dentro le università di chi investiga le testimonianze letterarie del passato, di chi indaga la storia più antica della città fondata dal mitico Antenore, incontrano le aspirazioni espressive di un pittore che vuole ricreare il mondo antico, senza essere mai stato a Roma, accontentandosi di cacce epigrafiche in giro per il Veneto e di tanta fantasia individuale. Non è chiaro se sono gli umanisti a riconoscere in Mantegna ventenne chi incarna le loro aspirazioni espressive o se sia il pittore che si fa sotto per realizzare quanto desiderano il Marcanova o il Feliciano o il Pannonio. Certo è che su Mantegna cominciano a rovesciarsi lodi in versi e in prosa come fin lì ben pochi artisti italiani avevano conosciuto e mai così da giovani. Qualche volta, al di là delle convenzioni di questo genere di letteratura, si trova anche chi riesce a caratterizzare lo stile del precocissimo artista. Il notaio poeta Ulisse Aleotti, celebrando un ritratto di Mantegna, scrive che lo scolpì in pittura propria, viva e vera. La mostra documenta bene la partenza di Mantegna ritrattista, questo è un ritratto del Pol di Pezzoli, un genere che gli procura immediati riconoscimenti.
Non è stato invece possibile, causa l'assenza della presentazione al Tempio di Berlino, fare vedere come Specchia mantegna, dietro stimolo di Donatello, l'invenzione del quadro a mezze figure di tema narrativo. Fino alle bombe americane del 1944, la più grande sciagura insieme con quella del Camposanto di Pisa della Seconda Guerra Mondiale, dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, fino alle bombe americane del 1944, tutta questa vicenda si seguiva chiaramente attraverso la decorazione ad affresco in scultura della Cappella Ovetari, nella Chiesa degli Eremitani a Padova, avviata a partire dal 1448 e conclusa probabilmente solo 10 anni più tardi, un'impresa in partenza d'équipe che per varie circostanze finisce però per lasciare Mantegna protagonista. Nel 1457, a lavori finiti e mentre sono in corso discussioni con la committente, la vedova imperatrice Ovetari, il pittore milanese Pietro Maggi riconosce così la parte di Andrea negli affreschi degli Eremitani. Quia inter pictores semper cognoscitur manu cuius sit aliqua pictura, maxime quando est manu aliquius solemnis magistri. Cioè, perché tra i pittori sempre si riconosce di che mano è quel che dipinto, soprattutto quando è opera di un solenne maestro. Una dichiarazione cruciale per ogni buona storia della critica d'arte. Di questa formidabile palestra che Antonio Ovetari aveva desiderato fin dal 1438 e che chissà come si era immaginata, 38 significa prima dell'arrivo di Donatello a Padova, quindi significa ancora un mondo tardogotico, adesso ci si deve accontentare delle fotografie pur buone e dei pochi frammenti superstiti. Questa è una delle rare fotografie a colori fatte nel marzo del 44, pochi giorni prima dei bombardamenti. A 20 anni, a metà del 400, Mantegna, che ha deciso di essere un pittore di storia, ha elaborato un mondo nuovo, che aspira a quello antico, praticando iniezioni di fierezza e terribilità alle fragili costruzioni di Jacopo Bellini, immerse in prospettive credibili e spericolate come quelle di Donatello. In linea di principio, tende a fare coincidere il tempo in cui mette in scena gli episodi che dipinge con quello in cui sono storicamente avvenuti, di qui la scelta delle antichità romane, cioè storie di San Giacomo è uno degli apostoli, gli apostoli sono vissuti al tempo degli antichi romani, quindi la storia si svolge in panni romani. Ma non mancano le contraddizioni a rendere viva questa tensione. C'è da discutere se abbia già letto o meno il trattato sulla pittura di Leon Battista Alberti, una novità degli anni 30, di cui l'autore stesso realizza anche una versione in latino, il De Pictura. In queste pagine Mantegna avrebbe trovato una giustificazione intellettuale all'attività del pittore. Nelle storie dei santi Giacomo e Cristoforo, ma anche nei santi e nell'assunta dell'abside, Andrea mette a fuoco le proprie ossessioni, perché si tratta di un artista ossessivo, che lo accompagneranno per tutta la vita, la propensione per l'illusionismo, l'interesse per l'antichità, la predilezione per le pietre, qualche amara botta di spirito, la fascinazione per i giovani in divisa, il gusto per le iscrizioni. E poi gli animali, per esempio gli uccelli in volo ridotti a un ideogramma nella vocazione di Giacomo, oppure il Barbagianni, adesso non riesco a prenderlo, che sta su là, in cima a un albero rinsecchito nel martirio così caro a John Ruskin. Che lo stile di Mantegna nasca dalla volontà di tradurre in pittura le sculture di Donatello è una nozione da manuale di storia dell'arte. Eppure, curiosamente, la sola testimonianza contemporanea che mette insieme i due autori si ritrova nell'eccentrico canzoniere di Marco Businello, che per descrivere la bellezza di uno dei tanti ragazzi da lui amati affianca i nomi dei due artisti. Tra i personaggi dell'entourage dello scultore fiorentino, con cui Mantegna i rapporti, non bisogna trascurare il violento Niccolò, piccolo di statura e originario di Villa Ganzerla, un paese tra i colli iberici e i colli euganei, che muore precocemente nel 1453 e che deve averlo non poco affascinato, come capita quando da ragazzi si hanno degli amici più grandi.
Eppure, nel 1449, Andrea era riuscito a litigare anche con lui. Ma oltre a Niccolò Pizzolo e a Giovanni da Pisa, l'autore dell'ancona in terracotta della Cappella Ovettari, una parola va spesa per lo scultore fiorentino Francesco di Antonio del Valente, di cui Mantegna deve stimare nel 1452 un San Gerolamo in pietra bianca. La situazione di Padova a lavori ovettari in corso è aperta e sarà possibile, in questa popolosa sala chiara con le pareti pavilion grey, cioè il colore che la signora sembrava un non colore, una non immagine, confrontare parlate regionali diverse che trovano una forma di unificazione linguistica che non si può non chiamare squarcionesca, come ha insegnato una volta per tutte Roberto Longhi. Opere perciò di artisti che vengono dall'Emilia o dalle Marche, dalla Romagna o dalla Dalmazia, unificate dal medesimo repertorio decorativo e da un analogo timbro espressivo. Mancano purtroppo all'appello a Parigi i non pochi lombardi, in testa a tutti il bresciano Foppa dei Due Santi oggi a Minneapolis o i meridionali, tra cui l'ancora misterioso Luca di Puglia. Di questo sommovimento definitivo risentono anche gli esponenti delle generazioni più anziane, come dimostrano i riporti da Donatello che si registrano per esempio nelle opere più avanzate di Antonio Vivarini, che dall'alto dei ponti ovettari fino al 1450, insieme con il suo cognato tedesco, aveva spiato in tempo reale il crescere delle novità, forse non solo figurative. Mantegna fa su e giù tra Padova e Venezia e non ha difficoltà a entrare precocemente in contatto con il coetaneo Giovanni Bellini, figlio del grande Jacopo, proprio al rapporto tra i due artisti. Nell'età che va dai 20 ai 30 anni, quando si è ancora permeabili, è dedicata la seconda sala della mostra, tutta color hay, un giallo non troppo ardente. Dall'atmosfera collettiva e anche un po' dissipata dell'inizio, si passa a una serrata ricostruzione di un gioco di scambi che corre lungo tutto il corso degli anni 50. Per gli intrecci inevitabili tra l'arte e la vita e per la gioia di Sainte-Beuve va aggiunto che dal 1453 Giovanni e Andrea diventano cognati. Mantegna sposa infatti Nicolosia Bellini, figlia di Jacopo e sorella, oltre che di Giovanni, anche di Gentile e di Nicolò. Si vorrebbe essere capaci di datare le opere mese per mese, così da sorvegliare i reciproci sviluppi tra i due giganti in una fase che, se è lecito il confronto, vale almeno il periodo del cubismo analitico quando Braque e Picasso si controllano reciprocamente quasi giorno per giorno. Da tempo Luciano Bellosi riflette sullo snodo Bellini-Mantegna, cruciale nella storia dell'arte italiana e tra i più dissestati dai recenti revisionismi. Tutti d'accordo nel posticipare la data di nascita di Giovanni addirittura fino alla metà degli anni 40, così da rendere vana ogni possibilità di scambi biunivoci. Punto è un pochino complesso, cioè bisogna rendersi conto che esistono dei revisionismi storiografici anche nel campo della storia dell'arte, così come esistono appunto quelli che mettono in discussione la Resistenza, o esistono anche qui, diciamo, e hanno grande corso, e il desiderio in qualche modo è quello di demolire certe impalcature critiche che il Novecento ha costruito con fatica e con passione, molto spesso per non sostituirle con nulla. Dicevo che Bellini e Mantegna sono, a mio parere, coetanei, quindi sono due persone nate al principio degli anni 30, è chiaro che se noi facciamo nascere Giovanni Bellini, come oggi molti fanno, alla metà degli anni 40, quindi diamo 15 anni di differenza tra i due, si creano l'impossibilità, si riduce di molto la possibilità di uno scambio biunivoco.
una cronologia del genere, cioè far nascere Bellini intorno al 45, ha conseguenze a non finire sull'interpretazione dell'intero 400. Una per tutte, rendere vana la possibilità che la svolta moderna di Bellini dipenda dal contatto a metà degli anni 70 con Piero della Francesca, il perno, cioè, dell'intera attività di studioso di Roberto Longhi. E chissà che non sia questa intenzione demolitrice la molla che sprona a revisioni del genere. Chiaro che Contini, Longhi sono i grandi bersagli, diciamo, del pensiero, di una certa fase del pensiero odierno, che appunto è infastidito da queste grandi sintesi storiografiche che vanno, a mio parere, invece mantenute, difese, di cui va fatta la manutenzione, smontate laddove ci siano dei dati veri, delle ragioni vere per smontarle, ma in ogni modo non così come per la generazione precedente la nostra, la difficoltà è stata quella di essere post crociani e non anticrociani, altrettanto appunto per noi il problema è di riuscire ad andare oltre queste cose, non demolendole frettolosamente e in maniera ignorante. Sono le date di due meravigliosi codici miniati riferiti nella mostra Giovanni Bellini, il 1453 della Passio Maurizi della parigina Bibliothèque de l'Arsenal, di cui vedete un'immagine, e il 1459 della Geografia di Strabone della Bibliothèque Municipale di Albi, a fare da bussola a questa sezione, in mezzo a cui campeggia una predella con le storie di Drusiana, che per molti, io stesso ancora non l'ho vista, la vista ancora solo Bellosi, un quadro dei Principi di Wittelsbach che si vedrà alla mostra e che è un'opera giovanile di Giovanni Bellini, con una cronologia appunto degli anni 50. Accanto a questo Bellini degli anni 50, cioè il Bellini che passa dal 53 della Passio della Bibliothèque dell'Arsenal al 59 dello Strabone di Albi, si vede Mantegna reagire alle scelte luministiche e cromatiche così intenerite del cognato. Per un momento, che dura qualche anno, Mantegna lascia aperta una finestra su quella dimensione sentimentale che poi, chissà in seguito a quali dispiaceri, deciderà programmaticamente di negarsi. Ho già evocato più volte in passato come possibile, per quanto anacronistica equivalenza, il «Ne cherchez plus mon cœur» di Baudelaire. Indossare una corazza e sperare che la vita non ti fulmini. Le incertezze attributive, se giustamente registrate, diventano allora una cartina di tornasole della momentanea vicinanza tra i due cognati. Basta pensare alla Madonna del Museo Jacques Marandré che state vedendo, contesa tra Bellini e Mantegna, e da noi restituita a Mantegna. Ma non si sbaglia a definire belliniana anche la Santa Giustina, non ho l'immagine, in rosa e rosso, che arriva in mostra dal Politico di San Luca, documentato a Mantegna tra il 53 e il 55. Una sequenza impressionante di disegni a penna, mai riuniti con tanta abbondanza, rende giustamente omaggio alle capacità che Johannes Wilde, uno storico dell'arte ungherese, uno dei grandi storici dell'arte del Novecento, ha avuto nel chiarire questo nodo gordiano della grafica del Quattrocento, la parte di Mantegna e la parte di Bellini. Il disegno che vedete è un disegno dell'Accademia di Venezia di Mantegna. Già nell'autunno 1455 Mantegna ha preso contatti con il marchese di Mantova, Ludovico Gonzaga, che desiderava averlo come artista di corte. Nel tira e molla tra il primo sopralluogo e il definitivo trasferimento a Mantova si consuma la progettazione e la realizzazione, avvenuta a Padova, della pala per l'abbazia benedettina di San Zeno a Verona, che viene montata dall'artista stesso nel luglio 1459. Mantegna si preoccupa di una progettazione globale dell'ambiente, cornice donatelliana e finestre gotiche del presbiterio comprese, in modo che la luce dipinta coincida con quella reale. Questo a dimostrare un'attenzione profonda per il gioco delle ombre e le regole dell'illusione, studiate evidentemente durante più sopralluoghi sul posto e rinforzate nel gioco sottile tra le semicolonne scolpite della cornice e i pilastri eseguiti in pittura. Il pavimento in scorcio, a riquadri rosa e neri, dichiara la fiducia assoluta nelle ragioni della prospettiva. Non deve essere stato irrilevante il dialogo con il committente, il protonotario umanista Gregorio Correr,
che non ha rinunciato a richiedere che venisse inserita dentro il quadro, almeno una volta, una data cruciale della sua vita di uomo di chiesa. L'assunzione della commenda dell'abbazia veronese nel 1443. Questo e non altro, come si è voluto di recente a torto rimettere in discussione, è il senso dei numeri che compaiono sul tappeto ai piedi della Madonna. Credere, come è stato fatto, detto, scritto persino sui giornali, che il 1443 sia la data di impianto del trittico di San Zeno significa non conoscere la storia della cultura italiana, anzi la storia italiana significa dire che è del tutto irrilevante, sarebbe del tutto irrilevante la presenza nell'Italia settentrionale di Donatello, che mantegna dodicenne appunto possa aver impiantato come Minerva dalla testa di Zeus quest'opera. Vicino alle battute conclusive del lavoro per il Correr, nei primi mesi del 1459, si situa un'operetta di Mantegna destinata al generale veneziano Jacopo Antonio Marcello, credo possa essere il San Giorgio dell'Accademia di Venezia, di cui è stato inutile invocare la presenza per questa pur degna occasione. È stato prestato però in anni recenti a una mostra in Russia che si chiamava Da Giotto a Malevich. Intorno al trittico di San Zeno, tutta la terza sala, affidata ad Andrea De Marchi, già autore qualche anno fa di una partecipe lettura dei due scomparti della predella del dipinto che si trovano dal 1806 al Museo di Tours. Su un fondo chiaro blu-gray, l'orazione nell'orto e la resurrezione sono ricongiunte alla crocifissione del Louvre. Non lo si faceva dalla mostra De Giotto a Bellini nel 1956 all'Orangerie. Negli scomparti così colorati della predella punge ancora il dialogo con Bellini ormai agli ultimi fuochi. L'occasione, si può dirlo fin d'ora, è indimenticabile per la possibilità di vedere a fianco, nella stessa sala del Louvre, anche l'orazione nell'orto della National Gallery di Londra e l'adorazione dei pastori del Metropolitan, entrambe un poco più antiche della predella del trittico. Verificare insomma così la crescita di Mantegna come pittore di storia nel pieno degli anni 50, in dialogo sensibile con le sperimentazioni fiamminghe di Van Eyck e di Van der Weyden. L'Ars Nova dei paesi del nord era del resto nota a Padova, dove si sapeva pingere ad oleum, e delle tracce i visitatori accorti della mostra saranno in grado di riconoscerla una volta che capiscano diciamo, il carattere fiammingo di alcuni dettagli, come ad esempio le borchie di questo di San Marco di Francoforte, oppure la decorazione della veste. Di fronte agli scomparti della predella del trittico di San Zeno si prevedono dei tempi lunghi di osservazione, in modo da poter cogliere gli infiniti dettagli su registri così diversi. Sono quadri che richiedono veramente dei tempi lunghi, cioè non basta uno sguardo distratto e via. Il ronzio dorato delle api, gli effetti meteorologici, i cangianti, l'arancione, le figure mozzate alla Donatello, quelle che vedete apparire lì in basso, i funghi, i volti caricati, i conigli sovradimensionati, le grotte luminescenti, il cedron che gorgoglia, Gerusalemme ripresa da tre punti di vista diversi. Perché nell'orazione nell'orto di Tours le arnie abbiano un rilievo così grande, resta invece per me incomprensibile. Che fossero una forma cara all'artista, stanno a dimostrarlo altre occorrenze del tema che si vedranno alla mostra. La mostra non sosta invece sui supposti effetti della pala di San Zeno sul contesto veronese. Si limita a presentare un prelievo iconografico più che stilistico che il lombardo Butinone compie anni dopo, lo vedete qui, a partire dallo scomparto della predella con la resurrezione.
è solo un indice del grande successo di questo modello. Nonostante quanto si va ripetendo, resto convinto infatti che lo sviluppo del Rinascimento a Verona non abbia in mantegna il suo motore immobile. È un giro disincantato nelle ricche e ariose sale del Palazzo della Gran Guardia a Verona 2 anni fa, in occasione della mostra mantegnesca, non faceva che confermarlo. Con il passaggio alla quarta sezione, rivolta all'attività di Mantegna negli anni 60 e 70, di cui si è fatto carico Marco Tanzi, il pittore diventa l'assoluto protagonista. E la sala, dalle pareti, purtroppo sono un colore rosaceo che la diapositiva non restituisce affatto, presenta infatti quasi solo opere sue. Ancora prima del trasferimento, nel 1458, Mantegna ha ricevuto dal marchese Ludovico 3 pezzi di tela per far certi disegni. Da quell'anno ha accanto a sé un garzone, Giambattista da San Clemente, e ha raggiunto una situazione economica tale da acquistare la casa di proprietà del famoso medico Michele Savonarola, dove abitava dal 1448, quando aveva rotto con lo squarcione. Nel 1459 il marchese, che lo chiama familiarem nostrum e gli ha già promesso un salario mensile di 15 ducati, la casa, la legna e il frumento per 6 bocche, gli concede di adoperare la sua divisa personale, il suo stemma, il sole, cioè con il motto par un désir, e gli procura anche la donna di servizio. Ma la Mantova del 1460, di cui vedete il castello di San Giorgio, nonostante la dieta con il Papa Pio II e i cardinali di mezzo mondo impegnati a progettare una crociata che non si farà mai, non è la Ferrara del 1460, uno dei centri artistici più vivaci della Valle Padana. Da qui la comprensione delle perplessità che Mantegna deve avere nutrito prima di decidere il trasloco suo e della sua brigata. Per convincerlo ci si era messo anche Gregorio Correr, cioè il committente del Trittico di San Zeno, che abbiamo appena visto. Nell'attesa, il marchese Ludovico, tramite il miniatore pugliese ma operoso a Mantova, Jacopo Bellanti, ha preso contatti sullo scorcio del 1458 con il forsennato Michele Pannonio, l'artista ungherese, l'artista di origine ungherese, attivo alla corte estense. Oggi, che lo si conosce meglio, vedete qui una crocifissione con una monaca inginocchiata, un quadro terrificante, si è capito che è il genio numero uno dell'officina ferrarese, è colui che inventa, a partire dalle esperienze di Squarcione e di Donatello, la declinazione più estremista di quel linguaggio. Anche Cosmettura, talvolta, di fronte a lui, rischia di sembrare un moderato. Come sarebbe stata diversa Mantova se Pannonio fosse diventato il pittore di corte? Una volta nella città dei Gonzaga, dove già il 21 giugno 1460 e dove resta fino alla morte, Mantegna rescinde nei fatti il dialogo con i vecchi compagni del bottegone padovano e si avvia a diventare il solitario monarca di una situazione figurativa periferica. Ma è un cortigiano, un servo ornato de virtude, lo definirà nel 1491 l'ambasciatore gonzaghesco a Roma Gianlucido Cattaneo. Il primo gesto è, nel 1461, il licenziamento del vecchio Belbello da Pavia, un miniatore dallo stile stregato e patetico, ancora drammaticamente tardogotico, e questo è la sua sostituzione con il più fidato e rinascimentale Girolamo da Cremona. Sono 2 fogli dello stesso codice che mostrano appunto questa rottura netta di mondi. Bisogna piano piano in qualche modo abituare lo sguardo a capire la differenza tra queste 2 immagini, quanto quella di destra sia più rinascimentale, in un certo senso più progressiva in una storia teleologica, guardate il cielo atmosferico, guardate il modo diverso di fare i bordi, e come invece sia ancora dentro, tutta dentro l'autunno del Medioevo, la miniatura di sinistra, non per questo meno bella, del grande e un po' pazzo Belbello da Pavia.
di cui una miniatura è anche nella Pinacoteca che avete qui vicino alla Spezia, nella Pinacoteca Lia, dove pur ci sono tanti pezzi appunto di discutibile attribuzione, ma alcuni pezzi sicuri, e tra cui un pezzo bellissimo di Bel Bel. La prima impresa mantovana di Mantegna, forse addirittura la ragione del suo trasferimento, è la decorazione della cappella nel castello di San Giorgio, un progetto avviato prima che il pittore si insediasse a Mantova. Già nel 1459 l'ambiente è quasi finito ed è realizzato al modo vostro, come scrive il Marchese a Mantegna il 4 maggio. Il 17 maggio è la volta di un consulto sulle pietre. Per quanto la costruzione sia materialmente nelle mani del toscano Luca Fancelli, si tratta di indicazioni da non trascurare nel dossier in crescita degli impegni architettonici dell'artista, che proseguiranno fino alla fine della sua vita, quando nel 1505, quindi quasi ottantenne, Mantegna ha una vita molto lunga per le aspettative di vita rinascimentale, è impegnato, lo sappiamo da poco, nella progettazione di una cappella intitolata al Battista per la chiesa mantovana di San Martino. Con ogni verosimiglianza provengono proprio dalla cappella del castello, la cui decorazione, incluse le carpenterie lignee dorate, è conclusa al principio del 1464, le tre tavole degli Uffizi, con l'adorazione dei magi, la circoncisione e l'ascensione e la morte della Vergine, divisa tra il Prado e la Pinacoteca di Ferrara. Quest'ultima, la morte della Vergine e la circoncisione, sono presenti nella mostra e come fosse l'interno del sacello, con pietre dure, porfidi e serpentini, lo si ignora, ma non è escluso che le architetture delle due tavole, con paraste scolpite e cruste marmoree, possono fornire delle indicazioni in merito. Non bisogna però che lo sfarzo compassato delle due scene, la precisione miniaturistica dei dettagli impediscano di coglierne una più riservata dimensione affettiva. Conta avvertire la dolcezza che è sperduta fra le montagne della forza. Un verso famoso di Sandro Penna. E allora basta guardare nella solenne aula marmorea della circoncisione il bambino stranito con i sandali rossi che si ciuccia il dito e tiene in mano un bussolà mangiato a metà. O la veglia funebre, nel pieno di una giornata afosissima, effigiata nel quadro del Prado, dove c'è chi pensa che la vecchia Maria sia morta di caldo. Di certo oggi, grazie ai ritrovamenti documentari di Stefano Loccaso, si può escludere che Mantegna nel 1464 fosse contemporaneamente impegnato a decorare la cappella del castello gonzaghesco di Goito, un fantasma ricorrente negli studi. Questo non vuole dire che le sue competenze non prevedessero impegni fuori da Mantova. Basta pensare ai disegni con le storie di Ercole per una sala della Rocca di Cavriana, una sorta di azienda agraria modello, quasi un anticipo della Sforzesca del Moro. Nel marzo 1464 Mantegna fornisce i modelli per quella decorazione al pittore Samuele da Tradate, figlio di Jacopino, il grande scultore del Duomo di Milano, emigrato alla corte dei Gonzaga. Nel settembre dello stesso anno il solare Samuele, solito baciare gli amici sulla bocca, è uno dei compagni della gita sul lago di Garda a caccia di epigrafi antiche. Il celebre episodio è rievocato nella mostra da un codice di Feliciano che ne contiene il resoconto, dedicato a Mantegna, pictorum principi ac unico lumini et comete magnique ingegno, cioè al principe dei pittori unico lume cometa di grande ingegno. E d'altronde per tempo già a Padova l'artista si era fatto raccoglitore di iscrizioni, come attesta una notazione di Feliciano in uno degli esemplari della sua celebre siloge epigrafica.
Nel 1472 mantenne richiesto di pareri sulle gemme e sui bronzi antichi del cardinale Francesco Gonzaga. Nel 1476 ha per le mani un taccuino con certe sculture antiche, le quali la più parte sono battaglie di centauri, di fauni e di satiri, così ancora d'uomini e di femmine a cavallo e a pie. Nel 1483 riceve una visita di Lorenzo il Magnifico, che si reca da lui per vedere con grande piacere alcune picture de su Andrea e certe teste de relevo con molte altre cose antique. Nel 1505 liquida come falsa una testa d'avorio inviata in dono a Isabella d'Este, e si potrebbe andare avanti a lungo a elencare episodi del genere. Questo tratto di storia di Mantegna è dominato dalla realizzazione, durata quasi un decennio, della Camera degli Sposi. Al primo piano del castello di San Giorgio, probabilmente non molto distante dalla cappella, di cui tutt'oggi si ignora l'effettiva ubicazione. I lavori cominciano il 16 giugno 1465 e terminano nel 1474, come sta scritto in quella targa. Sono interrotti mille volte, tra l'altro per un viaggio in Toscana nell'estate 1466, a Pisa, per rischiare di finire le pitture del Camposanto, una commessa che toccherà purtroppo a Benozzo Gozzoli, a Firenze forse per un consulto sulla tribuna della Santissima Annunziata pagata per appunto dai Gonzaga, per un soggiorno a Ferrara nel 1469 per incontrare l'imperatore Federico III e riceverne un titolo nobiliare. Come recita la dorata targa dedicatoria in latino e in lettere capitali, Mantegna definisce la lunga impresa della Camera degli Sposi con un'esibizione di modestia opus hoc tenue e la dedica a Deorum Decus, cioè al loro decoro, al loro onore, ai marchesi Barbara e Ludovico. Che differenza rispetto al carattere corale della coeva decorazione del salone astrologico del palazzo ferrarese di Schifanoia, dove la troupe degli artisti è subordinata a un programma e le singole individualità sono conculcate. Altro che Sus Andreas Mantinia Patavus, come suona la firma mantovana. Lì, a Schifanoia, i nomi non emergono e gli studiosi si accapigliano e in molti rifiutano di riconoscere la presenza, che per me pur c'è, del giovanissimo Ercole De Roberti nel riquadro con il mese di settembre. Nella camera, già definita nel 1475 la più bella camera del mondo dall'ambasciatore gonzaghesco a Milano, Mantegna sperimenta al massimo le capacità illusionistiche della pittura. Le scene sulle pareti, interrotte da due finestre e da due porte, avvengono come su dei palcoscenici, su cui sono ricostruiti gli esterni, dal cielo sempre azzurro e dal clima, ci si augura, clemente. L'effetto è molto teatrale, per quanto un po' cerebrale e non poco sofisticato. Lo sarebbe stato ancora di più se il pavimento fosse stato rivestito di mattonelle d'oro con stemmi, opera di Marco Barovier, esponente della più importante famiglia di Vetraim Muranesi, come auspicava nel 1473 il cardinale Francesco Gonzaga. E invece, forse per non eccedere nei costi, ci sarà una semplice stalegata, cioè un pavimento, fatto dal solito Luca Fancelli. Solo alcuni dei 12 sipari, alcuni chiari con il risvolto azzurro e altri dorati con il risvolto rosso o verde, sono stati tirati. Cosa ci sia dietro gli altri, decorati a nastri e a cardi, sotto la striscia di cielo, un giardino, un cortile, un pezzo di campagna, è lasciato all'immaginazione di chi guarda. Si possono vedere, dove le tende sono state scostate, due tableau vivants. Il primo a essere stato eseguito a secco è quello sulla parete con il camino, il cui interno è per colmo di ossessione dipinto a finto marmo. Qui dentro, se si guarda dentro la cappa del camino, una volta si vedeva, adesso c'è dentro l'impianto dell'aria condizionata, non si può più vedere, si vede che tutto dentro era dipinto a finti marmi. La scena, rappresentata da sotto in su, è già finita nell'aprile 1470 e raffigura una specie di conversation piece della corte di Mantova, qual era in quegli anni.
C'è tutta la famiglia del Marchese che riceve in vestaglia come su una terrazza o in un cortile, chiuso da un muro decorato ad anelli intrecciati, come quelli della zoccolatura delle pareti, un motivo che a Mantegna è molto caro e che deriva direttamente dai rilievi dell'altare di Donatello a Padova. Chi è stato più attento nell'immagine che vi ho mostrato del rilievi di Donatello al Santo, c'era quel motivo. Il gruppo di famiglia si proietta sulla storia e non è escluso, come pensava Pope Hennessy, che il murale mantovano abbia colpito Holbein quando si trovò a dipingere in un quadro perduto, ma noto tramite un disegno che fu di Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro e la sua numerosa famiglia borghese in una casa calda tra i fumi di Londra. Sull'altra parete, dipinta tra il 1470 e il 1474 ad affresco, pur con molti interventi a secco, oggi in gran parte caduti, la scena si svolge all'esterno, senza vestaglie e senza pantofole e senza donne. Il Marchese ha da incontrare suo figlio Francesco, che è stato nominato cardinale, il primo di Casa Gonzaga. Fanno parte del corteo un cavallo e parecchi cani di più di una razza. Si sono imbucati all'ultimo momento i due personaggi più importanti, in vesti da viaggio, il re Cristiano I di Danimarca, cognato del Marchese, e l'imperatore Federico III. Proprio a quest'enfasi sui ritratti andrebbe riferito, secondo quanto mi riferisce Andrea Canova, l'aggettivo archetipata, un aggettivo un po' quasi gaddiano, assegnato alla Camera degli Sposi di Mantegna, primo uomo dell'idesigno ver picture si ritrova in tutta la macchina mondiale, nell'itinerario al Santo Sepolcro, scritto nel 1486 dal funzionario gonzaghesco Antonio da Crema. Quindi la camera ricca di ritratti, piena di archetipi, piena di effigi. Proprio su questi ritratti si sarà posata l'attenzione nell'estate 1471 del milanese Zanetto Bugatto, in visita ai lavori in corso della camera. Non è difficile supporre li abbia mentalmente confrontati con le prove in quel genere, viste da lui dal vero, di Roger van der Weyden o di Fouquet. Zanetto è stato infatti nelle corti d'Oltralpe. Anzi, nella medesima occasione avrà guardato due ritratti mobili realizzati da Mantegna. Sospetto che almeno uno dei due potesse raffigurare Galeazzo Maria Sforza in visita al Marchese Ludovico. Un'effigie su carta che non doveva essere piaciuta al Duca di Milano, perché era giunto all'orecchio del Marchese Ludovico che quei fogli erano stati bruciati, e commenta così il 30 novembre 1475. Ed è vero che Andrea è buon maestro in le altre cose, ma nel retrare poria avere più grazia e non fa così bene. Di certo Mantegna era convinto, come scrive nel 1477, che non si può fare bene dal naturale chi non ha comodità di vedere, cioè chi bisogna ritrarre dal vero. A questo proposito il registro degli effigiati nella Camera degli Sposi rischia di includere nuove voci. Infatti dall'esame di una fonte, insomma, mi pare che si possano recuperare dei personaggi in più, ma è un argomento su cui ho tediato i miei studenti e non voglio tediare voi oggi. Quasi tutti i Gonzaga ritratti nella Camera avranno subito o di lì a poco o quando diventeranno adulti rapporti con il Mantegna. Con nessuno però l'artista instaura un rapporto così intenso come con Ludovico, che è quello che è seduto con la vestaglia lì e che è quello che sta in piedi vicino al figlio il cardinale Francesco là. Con nessuno però l'artista instaura un rapporto così intenso come con Ludovico, che nelle vite del Vasari diventerà una specie di personificazione del mecenatismo gonzaghesco. Difficile sfuggire al pensiero che in questa predilezione dell'artista non covasse anche un giudizio di valore da sottoscrivere senza appello e da estendere tra le donne a Barbara, la di lui consorte, quella che ha l'acconciatura con le corna, questa acconciatura di gusto francese che usava a partire dagli anni 60 nella moda italiana. Tutta la scena si svolge di fronte a uno spettacolare paesaggio che occupa e unifica l'intera parete, al di là di pilastri.
al di là di una siepe di agrumi che, visti i gusti del pittore, non potranno essere che amari, è una natura piena di cave, di archi, di crepacci, di ruppi, di canyon, l'architettura in rovina accanto a quelle in costruzione, le città in lontananza, dietro le mura, con gli intonaci che cascano a pezzi, sono piene di monumenti antichi. Nei dettagli più impressionanti non manca il lavoro degli uomini, che coltivano i campi, curano le bestie, faticano sui ponteggi o spaccano le pietre per ricavarne colonne. Non si finirebbe mai di guardare cosa succede in queste controscene più avvincenti della parata dei grandi al proscenio. Ma la Camera degli Sposi, il nome compare per la prima volta nelle Meraviglie dell'Arte di Carlo Ridolfi, pubblicate a Venezia nel 1648, è soprattutto celebre per il soffitto ad affresco, che deve essere stato eseguito per primo, cioè prima del 1470, ed è certo l'elemento con più futuro. Questo soffitto non sarebbe tanto famoso se nel mezzo non si aprisse un varco circolare che lascia vedere dipinto il cielo sovrastante, quasi fosse l'oculo del Pantheon a Roma. Non tutto risale ad Andrea Mantegna. Il gruppo di tre donne, una accanto all'altra, queste che stanno qui, che si affacciano potrebbe essere frutto di un restauro eseguito nell'ottobre 1506 dopo la morte di Mantegna da suo figlio Francesco in previsione di un arrivo a Mantova di Papa Giulio II, che poi non avvenne. Queste figure hanno infatti un sapore espressivo non mantegnesco e sembra di avvertire qualcosa di Lorenzo Costa, di Garofalo Giovane, un'incrinatura già protoclassica della severità e del rigore di linguaggio che contraddistinguono sempre l'opera di Mantegna. La mostra non può dare evidentemente conto della Camera, né si è voluto ricorrere a ricostruzioni mimetiche più o meno tecnologiche. Manca anche il grande, sfortunato e malconcio San Bernardino su tela della Pinacoteca di Brera, che con la data 1469 di discussa decifrazione costituisce il migliore equivalente mobile di quelle decorazioni parietali. Proviene dalla chiesa mantovana di San Francesco, dalla cappella di Guido Gonzaga e probabilmente è stato per oltre due decenni l'unica grande opera di Mantegna visibile in pubblico. Anche per questo meriterebbe una considerazione maggiore. Al periodo più avanzato di realizzazione della Camera degli Sposi dovrebbero risalire due articoli da regalo, entrambi di ridotte dimensioni e di esecuzione accuratissima, ma dai destini critici ben diversi. L'indiscutibile San Sebastiano di Vienna, provvisto, anche questi ci saranno naturalmente alla mostra, l'indiscutibile San Sebastiano di Vienna, provvisto anche di una firma dagli impeccabili caratteri greci disposti in verticale, e la discussa Giuditta di Washington, che credo abbia fatto parte delle raccolte di Lorenzo il Magnifico proprio come un dono di Mantegna effettuato nel 1481. Quest'ultima tavoletta ha incontrato e incontra numerosi detrattori, spero che la presenza nella mostra servirà a dirimere il suo statuto attributivo. All'uscita dalla Camera degli Sposi, Mantegna, il 18 ottobre 1476, posa la prima pietra di una casa importante che dovrà sancire con la novità del suo impianto il prestigio raggiunto. Ma fa il passo più lungo della gamba e di quei comfort non riuscirà a godere. Lo attende una vecchiaia non agiata che lo costringerà nel 1502 a vendere l'edificio ancora non terminato. La sala successiva della mostra, la quinta, ha le pareti rosse, un eating room red. I colori si fanno più carichi, Mantegna si è infilato in un tunnel di solitudine. Risale al 1468 l'ultima attestazione che ricorda in vita sua moglie Nicolosia ed è del medesimo anno la concessione definitiva della cittadinanza mantovana. È circondato da una famiglia numerosa e litigiosa. Nel 1478 muore il marchese Ludovico e con i suoi successori il rapporto, lo si è già detto, non rivela la medesima franchezza e intensità. Il pittore è ormai una gloria vivente, non più un individuo da cui essere affascinati
persino per i suoi scatti d'umore e le collere impossibili, come capitava a Ludovico. Nel 1480 la malattia di un figlio, sulle cui doti di artista contava, lo costringe a un viaggio a Venezia per consultare il medico Geraldo Boldieri, l'esculapio del tempo. Ma poco dopo muore e Matteo Bosso, che di pittura si intendeva, commenta: «Eu quantum spei est sur reptum Italia», cioè quanta speranza l'Italia ha perduto. Durante il breve dominio di Federico Gonzaga, marchese dal 1478 al 1484, Mantegna realizza per lui nel 1478 disegni non meglio specificati, nel 1481 progetti di elementi architettonici, nel 1483 modelli per recipienti, nel 1484 la decorazione di una camera non altrimenti nota. Inoltre, nel 1482 Federico si fa ritrarre in un dipinto destinato a sua figlia Chiara, ma oggi perduto. Si sa che l'artista l'aveva effigiato di fronte per nascondere la gobba che lo affliggeva. Questa è una tara, appunto, atavica dei Gonzaga. Quindi, di fronte, come Piero della Francesca quando ritrae di profilo Federico da Montefeltro, perché aveva un occhio solo, altrettanto, diciamo, questi espedienti per non mettere in evidenza dei difetti fisici. Alla morte di Federico, Mantegna, incerto sul futuro, si rivolge per un aiuto economico a Lorenzo il Magnifico. Proprio intorno a un grande quadro destinato a Chiara, moglie dal 1481 di Gilbert de Bourbon, cugino del re di Francia, Luigi XI, il San Sebastiano oggi al Louvre, ruota l'equilibrio della sezione, nelle mani di Dominique Thiebaud, che mette in campo le proprie competenze sulla cultura artistica francese del 400. Infatti uno dei temi portanti della sala sono le opere di Mantegna destinate negli anni 80 a località extramantovane. Il San Sebastiano è spedito ad Aigues-Perse, probabilmente nel 1481, ad avviare le predilezioni filo-italiane di Gilbert de Bourbon e a lenire le probabili nostalgie della consorte. Vedere la grande tela, finalmente senza vetro, nella Gran Galerie del Louvre, sempre il vetro, ora gli verrà tolto in occasione della mostra, permetterà di verificare la bontà o meno di un'osservazione non troppo conosciuta di Longhi, annidata nei quesiti caravaggeschi. Il San Sebastiano del Louvre esaspera per quella sua acre assenza di atmosfera, per quella sua imprecisione d'ora, come in un sublime cameo d'Agata, cui non si riesca a trovare il giusto controlume. Di certo, almeno a me, i tempi dei prodigi meteorologici delle predelle di Tours sembrano lontani. Il San Sebastiano attrae a sé per cronologia il Cristo morto di Brera, un altro dei grandi assenti volontari della mostra, non abbiamo voluto chiederlo. Oggi ancora una volta disponiamo forse di un'indicazione documentaria per questo capolavoro dalla ininterrotta fortuna in cui è esibita vistosamente la pietra dell'Unzione, un cui frammento raggiunge Mantova per l'appunto nel 1483, quindi questo potrebbe essere un'indicazione per collocare intorno a questa data il quadro. Di certo che la tela milanese debba precedere il 1488, data di quel quadro lì, una modesta derivazione di Antonio della Corna, l'ho già più volte suggerito. Sappiamo anche che di Cristi morti deve essere esistito più di un esemplare perché, forse non autografi, tra i beni del figlio di Mantegna c'era nel 1510 uno spolvere de Cristo in scurto, cioè un cartone bucato per poter fare delle repliche. La fama dell'artista sembra raggiungere l'apice nel 1488 con la chiamata a Roma alla corte di Innocenzo VIII per decorare la cappelletta, 3 metri per lato, della nuova villa del Belvedere in Vaticano. Francesco Gonzaga, diventato marchese nel 1484 alla morte del padre, non può rifiutare e così Mantegna realizza un ciclo firmato e datato 1490 con le storie del Battista, distrutto intorno al 1775, ma noto tramite minuziose descrizioni che permettono di immaginarlo a mezza via tra la camera degli sposi già realizzata e la cappella funeraria dell'artista in Sant'Andrea a Mantova, ancora in mente dei. C'erano finti marmi, ghirlande, graticci vegetali, targhe dorate, teste di cherubini. Sull'altare compariva il battesimo, sul soffitto era visibile il cielo dipinto con al centro lo stemma del Papa. L'antica provenienza romana, ma che non risale oltre il Settecento, ha fatto supporre che fosse stato eseguito a Roma il Cristo di Copenaghen, il capolavoro che chiude la sezione.
Le ragioni dello stile sembrano però indicare una collocazione leggermente precedente, così da distanziarlo almeno un poco dalla Madonna delle Cave degli Uffizi, una tavoletta dipinta sul retro a finti marmi, che sulla fede della testimonianza di Vasari viene ancorata al soggiorno romano durato per l'appunto dal giugno 1488 al settembre 1490. Due anni alla corte pontificia, vissuti con disagio da un lombardo sessantenne dentro un mondo di cui non conosce i ritmi e i tempi. Ne resta testimonianza in un fascio di lettere di grande immediatezza che lo stesso artista definisce questo mio scrivere da ridere familiaresco. A questo punto del percorso si apre una digressione che affronta a viso aperto, sotto la responsabilità di Andrea Canova, un tema fin qui mai adeguatamente trattato, cioè il ruolo di Mantegna come fornitore di invenzioni. Non si tratta della sezione delle stampe, quindi qualcosa su cui poi la gente tira dritto. Su un fondo chiaro, Lamprum Grey, accanto a una selezione di altissimo livello delle opere grafiche, stanno numerosi esempi di derivazioni precise dall'incisione di Mantegna, in particolare montato un ricco dossier sul successo del seppellimento di Cristo orizzontale, che vedete qui, lo vedete qui riprodotto in questo rilievo della bottega dei fratelli De Donati. Il tema della ricezione delle stampe è tornato prepotentemente alla ribalta da poco, essendo ormai un decano di questo genere di studi, continuo a essere convinto che bisogna sapere distinguere tra generiche affinità e letterali derivazioni. Solo su queste ultime vale la pena articolare un discorso storico. Negli ultimi anni le scoperte documentarie sul fronte dei rapporti tra Mantegna e l'incisione non sono state poche. Il contratto del 1475, che lega l'artista all'orafo Gianmarco Cavalli per il trasferimento sulle lastre di alcuni suoi disegni, ritrovato da Andrea Canova, e l'elenco dei rami provvisti dell'indicazione dei soggetti tra i beni inventariati alla morte di Ludovico Mantegna, figlio di Andrea, nel 1510, reso noto da Signorini, hanno confermato alcune ipotesi e aperto nuove prospettive di studio. Ma a queste vanno aggiunte altre indicazioni che hanno permesso il recupero di termini cronologici per il fregio con la zuffa degli dei marini, nel bellissimo esemplare di Chatsworth, che ci sarà alla mostra, già realizzato nel 1481, quando è ricordato come una cornise de Andrea Mantegna, che è fatta de centauri. Le incisioni, già in corso di realizzazione, ma non si sa da quando, nel 1475, rappresentano per Mantegna, vincolato dalla corte a condizioni lavorative capestro, un modo per fare circolare il proprio linguaggio, per imporre le proprie scelte espressive. Infatti, secondo quanto risulterà da un verso di Antonio Tebaldeo, a Mantegna non era concesso vendere liberamente le proprie opere, poteva solo regalarle, come nell'antichità faceva il pittore greco Zeusi. Questo è il travestimento umanistico e benevolo del vincolo che lega l'artista ai suoi committenti. Con quel nuovo mezzo, avviato in un regime di grande segretezza, Mantegna dà libero sfogo alle sue fantasie, creando delle scene all'antica che mettono a dura prova i più competenti in iconografia. Sembra che tutto si svolga in un mondo di fantascienza, in mezzo a una palude dove si agitano gli esseri più strani e mutanti, giovani ai tanti, vecchi grassoni, donne dal seno vizzo. Le rare scritte presenti aiutano a non capire, depistando continuamente chi guarda. Ci sarà in ogni modo, per quanto si fatichi a coglierlo, un fondo morale, educativo. Ma non di sole stampe delle loro derivazioni si tratta nella sala, si vuole dare infatti conto della varietà degli impegni di un artista di corte. Del resto, già nel 1466 Giovanni Aldobrandini aveva scritto da Firenze al marchese Ludovico: «Ho conosciuto Decto Andrea non solum nella pittura, ma etiam in molte altre cose avere perfetto ingegno e ottimo vedere». Si possono allineare così le indicazioni sui modelli per gli arazzi, sui cartoni per i ricami, sui modelli architettonici, sui recipienti da fondere, sui legni da intagliare, sui progetti per i monumenti e poi i contatti con i miniaturisti
ricercatori, e poi le misteriose lucerne di Andrea Mantegna, ricordate in un documento da poco scoperto, e poi ancora la relazione con l'orafo Tommaso Caletti nel 1482 per il progetto della tomba per la Marchesa Barbara. E questo elenco dovrebbe bastare a cacciare dalle nostre teste l'immagine univoca di un Mantegna pittore e aiutarci a pensarlo meno isolato dall'arte del suo tempo. Purtroppo le occorrenze documentarie quasi mai trovano un confronto negli oggetti superstiti, e viceversa opere dai caratteri mantegneschi non hanno riscontro nei testi o nelle carte d'archivio. A cosa agganciare, per fare un solo esempio, il putto di bronzo di cui è in mostra il bel esemplare di Houston? I grandi assenti di questa sezione sono l'arazzo di Chicago con l'Annunciazione, il cui cartone deve risalire agli anni della Camera degli Sposi, e i due rilievi di Klagenfurt con la Giustizia di Traiano, questi ultimi per di più provvisti anche di un termine cronologico preciso, visto che fecero parte della dote di Paola Gonzaga, andata sposa nel 1478 a Leonardo, conte di Gorizia. Per quanto non direttamente realizzati da Mantegna, i rilievi dipinti in pastiglia sono costruiti su suoi materiali, impiegati in maniera vistosa, anche un po' grossolana. Eppure sembravano a Bernard Berenson da vecchio un adeguato equivalente per ricostruire l'aspetto delle sculture policrome dell'antichità, per immaginare come sarebbe stato l'arco di Costantino o la colonna Traiana. Usciti da questa camera chiara, il percorso di Mantegna riprende, secondo il filo della cronologia, con le prove del primo tratto degli anni 90, al di là delle delusioni subite durante il soggiorno romano. Basta uno stralcio da una lettera del 31 gennaio 1489. Chi teme vergogna non può star bene a questi dì, ma li presuntuosi e bestiali trionfano più presto, quoniam virtuti, semper adversatur ignorantia, perché la virtù si oppone sempre all'ignoranza. Nella settima sala, di cui mi sono preso cura io, i quadri sono schierati su un fondo brinjal, quasi a evocare i luttuosi saloni viola della memorabile mostra mantegnesca di Londra alla Royal Academy nel 1992. La temperatura sentimentale è data dal Cristo di Correggio, firmato e datato 1493, vivo e risorto e senza piaghe, e posseduto da una stanchezza mortale. Ne ha viste di tutti i colori e ora vorrebbe solo riposare. Ci vuole uno scatto di reni per passare da un quadro così alla Madonna della Vittoria, la grande pala celebrativa al centro della sezione, che Mantegna realizza tra 1495 e 1496 per commemorare la battaglia di Fornovo, non lontano da qui, e la presunta sconfitta del re di Francia. La meticolosa esecuzione del dipinto del Louvre, destinato alla neonata chiesa della Madonna della Vittoria a Mantova, si intreccia a quella più trascurata della pala per Santa Maria in Orgono a Verona, avviata prima nel 1493 e finita dopo, nel 1497. Non devono però essere mancate composizioni narrative di soggetto sacro in questo momento, e tra queste, insomma, mi è capitato di rintracciare la copia di una composizione che sta nel castello, un castello francese, di un'altra opera perduta di Mantegna, probabilmente degli anni Ottanta, una Resurrezione, di cui conoscevo degli studi parziali, delle copie, e proprio di recente, nel corso di quest'estate, è riemersa questa immagine. Un'immagine che ovviamente è una copia, una valle strettissima tra rubi disabitate che sfidano il cielo, in mezzo a cui è posto, in una prospettiva ancora spericolata, un sarcofago di marmo da cui è sfuggito Gesù, che si libra pacato a mezz'aria tra un coro di angioletti, per terra invece una mischia maschile di compassati sbigottimenti, grandi gesti e grandi scorci. Come sarebbe piaciuta al giovane bramantino una scena così? E chissà che in qualche località della Francia non si trovi ancora il quadro originale. Intorno alla Madonna della Vittoria è disposta una scelta di quel genere di dipinti di tema sacro e profano che simulano bassorilievi monocromi in marmo o in bronzo dorato su fondi in pietre dure colorate. Qualcosa sul tipo di questi dettagli della Madonna della Vittoria,
questi sono due pezzi, uno di Dublino e l'altro di Montreal, sempre che ci saranno nella mostra, eseguiti a tempera a colla su tela, sono una peculiarità di Mantegna e della sua bottega. L'artista li realizza probabilmente proprio a partire dagli anni 90, fino all'estremo della vita. Rappresentano la testimonianza di un dialogo con la scultura a cui finora, nonostante le testimonianze delle fonti, non si sono date risposte definitive. Il gradino del trono nella pala del Louvre, datata 1495-1496, con la creazione di Adamo, il peccato originale, la cacciata dal paradiso terrestre, realizzati secondo quelle modalità, potrebbe valere come indicatore per opere disperse in mezzo mondo dalla cronologia di disperante difficoltà. Oggi non sono più considerate dei parerga, delle opere minori, come erano intese fino a qualche decennio fa, ma manifestazioni cruciali della predilezione dell'artista che di fronte alla realtà che cambia vertiginosamente cerca di aggrapparsi alle sicurezze di un mondo di pietre. L'aria nuova, moderatamente inquieta e timidamente sentimentale, approdata a Mantova nel 1490 con l'arrivo a corte come moglie del marchese Francesco della 17enne Isabella d'Este, che non ha nessuna voglia di limitare le proprie predilezioni figurative all'artista della famiglia Gonzaga. I difficili rapporti tra Mantegna sessantenne, archipictor agli occhi dei suoi contemporanei, e una ragazza volitiva, sensibile e ambiziosa sono il tema dell'ottava sezione. Tocca a Gianni Romano, che sulle interferenze della Marchesa di Mantova con la cultura del suo tempo ha scritto pagine fondamentali. In spazi che mimano quelli originali viene ricostruito lo studiolo di Isabella, a cui sono state attribuite pareti color cane. Si è scelto di privilegiare l'allestimento della corte vecchia, quello che la Marchesa ha adottato in anni avanzati della sua vita dopo essere rimasta vedova nel 1519, quando compie un'ultima integrazione, quasi un colpo di coda, la vedete qui, una volta che i tempi sembrano avere... quando i tempi sembrano aver superato anche lei, e decide di chiedere a Correggio le due allegorie dove tutto si muove, dove la carne palpita tra boschi e giardini di felpa che aspettano solo le feste galanti del futuro. Sono il suo congedo dalla storia dell'arte italiana. Peccato mancassero alla prima donna del mondo, alla mostra di Vienna del 1994, curata da Silvia Ferino, dove si avvertì netta la sensazione, al Kunsthistorisches, sotto le volte di Makart, che in un'altra epoca Isabella sarebbe potuta diventare un'amica solo un po' meno, poco meno intelligente, della marescialla del Cavaliere della Rosa. I quadri dello studiolo, di soggetto mitologico o allegorico, di Mantegna, Perugino e Costa, si trovano tutti al Louvre, ma sono normalmente esposti uno in fila all'altro sulle pareti della Grand Galerie. I Correggio stanno a sé, e sono stati anche realizzati parecchi anni dopo, l'abbiamo appena detto, proporli nella disposizione che avevano quando si trovavano sotto gli occhi, pur invecchiati, di colei che li ha commissionati, ci si augura servirà a capire anche come Mantegna si deve essere sentito. Da protagonista assoluto è ridotto a comprimario di un'operazione non soltanto figurativa che aspira a traghettare Mantova verso il mondo del protoclassicismo, quello che ha in Perugino, nel moderato Perugino, la sua stella fissa. Le eccezionali raccolte del Louvre permettono anche di evocare in questo segmento della mostra il volto di Isabella tramite il cartone di Leonardo da Vinci, da guardare a fianco al busto marmoreo di sua sorella Beatrice, la moglie di Ludovico il Moro, realizzato superbamente da Gian Cristoforo Romano. Con un colpo d'occhio si raggiunge nella sezione appena passata la faccia sensuale, rotta a tutto, del marchese Francesco. Manca solo Lucrezia Borgia. I due quadri che tra il 1400, per fare la gioia di Maria Bellonci, i due quadri che tra il 1497 e il 1502 Mantegna esegue a tempera uovo, poi verniciata e mette nello studiolo, sono molto più riusciti della tela di Perugino,
consegnata nel 1505, per ottenere la quale Isabella aveva aspettato 8 anni e aveva mosso mari e monti. Si ha l'impressione che le prescrizioni esterne sui contenuti e le iconografie, valide persino alla lettera per gli altri pittori, abbiano trovato in mantegna orecchie da mercante. L'alfabeto allegorico e mitologico, dispiegato nel Parnaso e ancora di più nella Minerva, è fortemente personale e risale a invenzioni messe a punto dall'artista negli anni 70. Le creature fantastiche riappaiono in altre opere grafiche del momento dello studiolo, remake e sequel d'autore o da pre dei più stretti collaboratori. Le tele dello studiolo, come tutte le opere tarde di Mantegna, non hanno goduto della considerazione che meritano. Le stroncature in questo caso vertevano su un'apparente frivolezza, nascondevano in realtà l'incapacità novecentesca di comprendere la componente didascalica risolta in immagini di estrema eleganza, come se Bertolt Brecht avesse aiutato Strauss a comporre Capriccio, Chaplin a girare La Contessa di Hong Kong. Quanto a incomprensioni, il secolo appena passato, il culmine l'ha toccato però a proposito dei trionfi di Cesare. La sezione loro dedicata, per ragioni di spazio e di ritmo, è stata collocata all'uscita dello studiolo, ormai in sottofinale. La nona sala è ordinata da Caroline Ilam, già autrice nell'81 di uno schizzo felice sul Mantegna Mantovano e curatrice appassionata degli scritti di Roger Fry. Lo scopritore del post-impressionismo ha steso pagine fondamentali per freschezza di sguardo e simpatetica comprensione su Mantegna e in particolare sulla sua fase più tarda, ma Fry va addebitato anche un discutibile intervento sulle tele di Hampton Court. Il disagio nei confronti di questi capolavori trova una spiegazione, almeno per la migliore storia dell'arte italiana del Novecento, nel fastidio per l'uso retorico che dei trionfi era stato fatto in età fascista. Un autentico fraintendimento. Altro che aquile romane e guerre di aggressione. Che senso della vecchiaia e dello sfacelo sta dietro a questi dipinti realizzati nel corso di tanti anni? Una catena di morti di coetanei e amici e familiari tra i Gonzaga, il marchese Ludovico, la marchesa Barbara, il marchese Federico, il cardinale Francesco e poi sui figli piccoli Federico e Girolamo, e l'incertezza del futuro anche per chi era considerato il più grande pittore vivente e su tutto l'oro e la pompa del grande spettacolo, quasi del cinema epico. È un crepuscolo senza fine, senza notte, senza buio, dove non mancano in mezzo al rumore le fiaccole. Il cielo è nuvoloso e ancora una volta Mantegna non rinuncia a nascondere un volto in una nuvola. Sulle 9 tele di questo ciclo sublime passa in un'aria affocata e struggente una folla di comparse, con i prigionieri barbati e unti, i negri con gli orecchini, i senatori, i nani, l'imperatore, le statue degli dèi, i cavalli con il tupè e gli elefanti, su cui maggiorette mai viste si danno a esibizioni spericolate. Sul fondo scorrono, come in un panorama o in un trasparente, integri i monumenti di Roma. A tratti però sorgono i ruderi tra le rogge e allora i pastori, con le pecore, i cani e i buoi, sgranano gli occhi per vedere da lontano passare una specie di sfilata da circo nei campi della Bassa Padana. I trionfi restano il più grande tentativo rinascimentale di ricreare un episodio della storia antica, le vittorie del 46 a.C. di Giulio Cesare, raggiunte attraverso un confronto tra monumenti e testi, facendo nei casi di incertezza pendere la bilancia in favore di questi ultimi, soprattutto Svetonio, Plutarco e Appiano. Tra le presenze straordinarie dell'esposizione di Parigi c'è senza dubbio la tela con i portatori di vasi, il quarto elemento del ciclo, e essa si affianca su uno sfondo Picture Gallery Red, una nutrita serie di materiali grafici che danno conto della complessa genesi della serie e della sua più precoce fortuna, forse orchestrata, se non da Mantegna stesso, dai suoi figli. La cronologia dei trionfi, già in lavorazione nel 1486 e dalla destinazione originaria sconosciuta, resta, almeno per me, misteriosa. Di fronte a opere così devastate, la comprensione dello sviluppo dello stile è estremamente difficile. 6 tele erano già concluse prima del Carnevale 1501, quando furono utilizzate, e forse non era né la prima né l'ultima volta, come elementi di una scenografia per l'allestimento di una tragedia con la storia di Fedra ed Ippolito.
Tra questi ci dovevano essere la tela con i musici e i portatori di stendardi, da cui nel 1498, come aveva notato Romano, Bernardino da Parenzo, lo vedete sulla destra, aveva ripreso una figura, e quella con i trombettieri, da cui, come ha segnalato Simone Facchinetti, Bramantino sembra citare il soldato di spalle nel cartone, probabilmente del 1500, per l'arazzo con il mese di febbraio, oggi nel Castello Sforzesco di Milano. Credo però che i lavori si siano protratti per moltissimi anni, addirittura fino alla fine della vita di Mantegna, che forse pensava che a queste opere sarebbe stato più che ad ogni altro legato il suo nome nel futuro. Il timbro drammatico e solenne, da richiamare Shakespeare e Eisenstein dei trionfi, si prolunga nell'avvio dell'ultima sezione, la decima, le cui pareti al principio sono ancora Picture Gallery Red. È come se le trombe con i nastri rossi e verdi e il divo Giulio Cesari a lettere d'oro continuassero a suonare. Con un eco di quella musica nelle orecchie vanno osservati i quadri di Mantegna che chiudono la sua storia terrena. Parecchi mancano all'appello, dalla pala con San Giovanni per Georges d'Amboise, al dipinto di soggetto sconosciuto ma delle più belle cose che mai abbia fatto Messer Andrea Mantinea per Louis II della Tremoille, dall'Atalanta Ippomene celebrata da Domizio Falcone all'Agnus Dei e alla Madonna ligati insieme posseduti dal vescovo Ludovico Gonzaga. Molti dei superstiti, però questi altri non ci sono, molti dei superstiti sono arrivati a Parigi. Ci sono persino le due tele destinate alla cappella funeraria in Sant'Andrea a Mantova, iniziate forse nel 1504, erano rimaste nello studio al momento della morte dell'artista, avvenuta il 13 settembre 1506. Qui, ma anche nei quadri più piccoli o nei disegni, si avverte lo sforzo che Mantegna settantenne ha compiuto per cercare una misura nuova, per provare a fare circolare l'aria in mezzo ai bassorilievi, senza però abbassare la guardia. Mantegna capisce benissimo che il rischio vero non è il classicismo prematuro che viene giù da Perugino e che con Lorenzo Costa, il suo successore a corte, conquisterà Mantova. Quello che mina alle radici il suo sguardo sulla vita e sulla storia sono i moti dell'animo di Leonardo, di passaggio a Mantova per pochi giorni nell'autunno 1499, quasi delle intermittenze del cuore ante litteram. Di fronte a una novità del genere non ci sono esorcismi possibili. La costanza, per quanto collerica negli impegni, ha poco da dire a chi ha fatto del proprio corpo un sismografo persino dei sentimenti. Diventa vano credere di poter camminare da soli tra le piazze di Padova o il caldo di Mantova e vedere apparire gli dei antichi dappertutto, senza sedute spiritiche. Per un vecchio che non sia Giovanni Bellini, l'unico tentativo è quello di partire per ritrovare i ricordi perduti che, come insegna 2046 di Wong Kar-wai, sono sempre bagnati di lacrime. Lo esprime con grande chiarezza adesso Vittoria Romani quando nota le riprese della Santa Eufemia del 1454 nell'estremo San Sebastiano della Cadoro o i ritorni donatelliani nella poco più antica adorazione dei Magi del Getti. Nella vita il vero amore si può mancare se lo si incontra troppo presto o troppo tardi. Con un colpo di teatro la scena muta all'improvviso, via il rosso cupo delle pareti che si trasformano in un tenue lilla, Parma Grey. Sparisce l'aria viziata, entra il giovanissimo Correggio, la cui partenza è senz'altro mantovana nel solco di Mantegna. Le sue esperienze di formazione sono presentate adesso in una luce totalmente nuova per cronologie e per referenze da Vittoria Romani. L'ampia scelta di opere giovanili del pittore emiliano, a monte della Pala di Dresda del 1514-15, a confronto con le tele estreme di Mantegna, risponde idealmente alla prima sezione della mostra. Sono passati 50 anni di storia e di vita o, indifferentemente, il tempo della visita a una pur grande esposizione. Al concerto di voci, anche cagnarose e dissonanti, della Padova di Squarcione di Donatello, risponde adesso un dialogo mantovano con solo qualche traccia di accompagnamento. Stanno in punta di piedi per non disturbare Caroto o Zenone Veronese o Leon Bruno o Lorombelli Master. La partita vera che si gioca è tra Mantegna e Correggio. Si guardano in faccia e sanno che il primo che parla e rivela quel che prova per l'altro è perduto.
In altre parole, come si data la Madonna Barrymore di Washington, il quadro che state vedendo, prima o dopo il 13 settembre 1506, quando Correggio ha aperto gli occhi sul mondo nuovo di Leonardo, lo ha fatto da solo o lo ha consigliato l'altro? Solo tradendo il maestro è possibile consegnare la sua lezione il futuro e allora penombre, temporali, sottoboschi, trasalimenti. Forse è ancora vero che each man kills the thing he loves.